ragazzi e bentornati su Sando Jack. Io sono Sando, il più testardo dei due purtroppo. Comunque oggi siamo qui per vedere il prossimo livello di Medieval, le rovine infestate. Poiché i contadini sono stati catturati dai demoni delle tenebre, qui gli animali stanno morendo di fame. Ma non posso uccidere le galline. Vabbè. Come faccio? Vediamo se manda via qualcosa. Faccio a farlo venire giù sto ponte. Cosa devo fare dall'arco? Cosa devo fare? Buttarmi giù? Non credo. Cioè, mi stava una freccia. È stato molto difficile. Però ok, vediamo cosa c'è qua dentro. Ah, qui c'è un tizio. Benvenuto al castello Pellegrino. Ai tempi del re Pellegrino, questa magnifica costruzione era la sede del trono e la dimora di tutta la famiglia reale. Ora è abitato soltanto da fantasmi e da ricordi dimenticati. In pratica, trono di spade. I contadini sono tenuti prigionieri nel cortile. Al primo accenno di guai, i demoni delle tenebre li getteranno tra le fiamme. Svelto, uccidi i demoni di guardia e libera i contadini. Andiamo a liberarli. Molto bene. Quindi se li libero cadono sul fuoco. Ma se io spegnessi il fuoco, non so come, perché col martello si spegne. Basta urlare, ragazzi, mi sta liberando forse. Si è aperta la porta. Grazie per averci salvato, gentile signore. Perdonateci, signore, ma non abbiamo nessun maiale da darvi. Ma vi prego, accettate questi sassi dorati e lucenti in segno della nostra riconoscenza. Mi scappano. Vabbè, prendiamo quello che c'è.
Ma è gigantesco sto posto. Ah, qui c'è il calice. Quindi adesso... Ah, qui c'è una pozione che lasciamo lì perché... sono già carico. Qui... ma... lasciamo qua, leggiamo. Olio bollente. Rischi di ustionarti coi piedi ossuti. Devi chiudere i condotti dell'olio prima di passare. Ok, quindi di qua non si passa per il momento. Allaccia. Un fenomeno, che vuole morire. Ui. Qui chiaramente c'è chiuso. Oh, sfuggito uno. Non voglio niente. Vediamo su di qua dove si va. No, quello lo lascio lì. Ti dà anche quello, lo lascio lì. Ce n'è. Beh, insomma, uno potrei prenderla in realtà. Ma questo? Cambiamo subito, mettiamo un bel arco. Non dimentico sempre che la mia primaria è questa. Ti è rimasto male? La freccia è distrutta. Qua sotto c'è gente. Andiamo a distruggerli. C'è pieno di pozioni, cioè mi aspetto che mi ammazzino. Sir Daniel Fortescue, quanto tempo è passato? Benvenuto al castello Pellegrino. Che peccato vederlo in queste condizioni. Il gioiello della corona di Gallomir è divenuto il rifugio maledetto dei demoni delle tenebre, l'esercito di Zarok. Quindi, che male che fanno? C'è nessun problema? Aspettiamo tutti noi. Alla runa rossa l'ho presa prima. Vogliamo farti scappare un tesoro. Tesoro inutile peraltro perché c'è lo scudo d'argento. Ma... ehi, guarda qua dietro. Demone che vuole morire subito. Olio bollente anche lì. E qui? Ecco, bravo. Sfruttato. Tempo fa, questo luogo era la sala del trono di Re Pellegrino. Ora i suoi corridoi sono infestati da demoni ripugnanti. Lo spirito del re ne sarà sicuramente affranto. Andiamo a vederla. Qui c'è la porta. Scusate, ma più forte di me. Devo cercare dappertutto. Qui. A volte si può vedere il fantasma di Re Pellegrino vagare in queste sale o sedersi tristemente sul trono. Trova la sua corona e forse riuscirai a invocarlo. Ho la paura a insaccarmi ogni volta che invoco qualcuno. Ecco. Dove sono finito adesso? Un posto in cui non si vede nulla.
facciamo brillare. Qualcun altro? Qui c'è una porta e di qui un'altra. Riprendiamo. Quella rossa, via. Corona trovata. Il castello fu eretto sulla cima di un vulcano dormiente. Questa enorme chiusa è tutto ciò che ti separa da una pioggia bollente. Però tutto molto bello, ma molto pericoloso. Beh, qui non c'è più niente da fare. Andiamo nell'altra. Ecco, qui invece c'è da fare subito. Mi hanno fatto consumare una pozione. Siete partiti. Molto bene. Porta di prima. Ma quindi se io qui mi metto, no, beh, costumino, posso passare sempre per male. Sì, dai, sì. Ma adesso dove vado? Molto qua inutilmente dovevo andare, forse col fuoco dovevo entrare nella porta rossa, anzi no, no, devo mettere la corona. Sir Fortescue, il più nobile dei miei cortigiani, il più audace dei miei capitani. Oh, com'è triste incontrarci in questa occasione, adesso che il destino del regno è di nuovo nelle tue mani. Ma, oh Dio, Fortescue, che hai fatto la guancia? Oh, sfortuna, vecchio mio. Ascolta, l'esercito dei demoni e delle tenebre di Zarok è nascosto in quella montagna. E mentre noi stiamo qui a parlare, si prepara ad invadere Gallomir. Per impedirglielo, dobbiamo distruggere il castello in cima alla montagna e liberare la lava dietro le porte delle chiuse. Posso portarti alla leva che apre le porte, ma dovrai azionarla da solo. Ovviamente è una missione molto pericolosa, anche per un uomo morto. Immagino che quando Zarok si accorgerà di ciò che hai fatto, vorrà farti trascorrere l'eternità nel tormento più atroce. Ma so che queste cose non hanno effetto su di un uomo della tua tempra, vero Fortescue? Magnifico! Buona fortuna, amico mio! Dove mi ha sparato? Beh, allora, così non mi piace. Brutto. Mettiamoci questa arma qua. Rune. Lira. La lava è stata liberata, Sir Danio. Il castello sta crollando. Non ti resta molto tempo per sconfiggere i golem di pietra e fuggire dall'inferno. I golem di pietra. Ci mancavano poi questi. Aspetta un attimo, guarda che c'è, no, guarda che bel panorama che c'è. No, vediamo, ah, aia. Ho un impegno, io devo andare e tu puoi raggiungere il tuo amico. Dicono che ci sia una festa giù. No, l'ho raggiunto io. Vabbè, ho fatto il furbo. E dov'è il golem?
è andato giù, siamo andati giù insieme. Aspetta. Ma perché non muore? Sta timido. Colpo da maestro. Ah, ecco qua. Per morire tutti. Teate, consumarmi. Energia. Non so se ho capito bene, ma dovrebbe. Ah, chiaro, attenzione. No, non è ancora pronto. No. Ti devo uccidere. Sicuro vado a prendere questa pozione. Non ditemi che è rimasto qualcuno vivo là. Ma lì sopra è rimasto uno. Aia. Calice è pronto. Via. Il problema è che mancano 40 secondi. Qui. E qui. Presto, il castello sta per essere distrutto. I cancelli sono bloccati. Devi trovare un'altra via d'uscita. Vabbè, la catapulta. Fantastica. Vado a sparare anch'io. È arrivato Babbo Natale anche questa volta. Andiamo di qua. Oh, eccolo qua. Salve straniero, ho un regalino per te. Perché non chiudi gli occhi e non tendi le mani? Beh, gradita anche questa. Bene ragazzi, direi che anche per questo video tutto. Un saluto da Sando di Sando Jack. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.